Sentiamo. Sono Daniela Maculotti, infermiera stomaterapista, patient manager presso l'ambulatorio stomizzati dell'Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza di Brescia, ospedale ad alta complessità no profit. Il mio ruolo è fornire ai pazienti stomizzati supporto tecnico, assistenziale, educativo, emotivo ed inoltre una consulenza protratta nel tempo. In Italia ci sono molti infermieri con competenze altamente specialistiche che dovrebbero veder valorizzato ruolo e percorso formativo. La domanda è: sarà possibile vedere presto il riconoscimento delle specializzazioni infermieristiche? Il ruolo che ha giocato il personale infermieristico è stato assolutamente determinante. Io credo che a tutto il personale sanitario e a quello infermieristico, mi faccia dire da medico in particolare, vada un grazie enorme da parte di tutti gli italiani. E tutto quello che pertiene al riconoscimento delle specializzazioni è certamente un obiettivo importante da perseguire con determinazione per riuscire a qualificare sempre di più il loro operato e per dare a queste persone così importanti nella vita di tutti i giorni tutte le gratificazioni che meritano. Quindi ci sarà un progetto anche di studio differente. Noi ringraziamo attraverso Daniela veramente tutti quelli che hanno combattuto e continuano a farlo in prima linea.